17 ottobre. C'era una volta, in un regno lontano, un drago di nome Fauce di Fuoco, la cui leggenda incuteva terrore tra i villaggi e le città vicine. Non era solo un dragone gigantesco, capace di sollevarsi in volo e oscurare il sole con le sue immense ali. Era una creatura nata dal fuoco stesso, capace di ridurre interi regni in cenere con un solo respiro. Ma ciò che lo rendeva davvero temibile non era la sua forza fisica o la potenza del suo fuoco, bensì il suo oscuro appetito per il dolore umano. Fauce di Fuoco non cercava oro o gemme come gli altri draghi, ne uccideva per fame. Il suo scopo era più profondo, radicato in una malvagità ancestrale che affondava le sue radici in un'antica maledizione. Secoli prima, il drago non era altro che un custode, il protettore di un regno fiorente e prospero. Le sue squame brillavano come il sole e i suoi occhi erano gentili. Viveva in armonia con gli uomini e proteggeva il regno da minacce oscure. Ma tutto ciò cambiò quando una strega, scacciata ingiustamente da quel regno, lanciò una maledizione su di lui. Il drago, colpito dalla magia oscura, subì una trasformazione terribile. La sua pelle divenne nera come la pece. I suoi occhi si riempirono di fiamme e nel suo cuore crebbe un desiderio insaziabile di distruzione. Da allora, Fauce di Fuoco iniziò a devastare tutto ciò che trovava sul suo cammino, trasformando in cenere i villaggi e i campi. Ma non si accontentava solo di uccidere. Ogni volta che distruggeva un luogo, le memorie delle persone venivano cancellate. Era come se coloro che incontravano la sua furia non fossero mai esistiti. Le notti di Halloween erano le più temute. Ogni anno, durante quella notte, in cui il confine tra il mondo dei vivi e dei morti si assottigliava, il dragone scatenava il suo potere più oscuro. Non solo riduceva in cenere le abitazioni, ma rubava le anime delle sue vittime, imprigionandole nella profondità della sua caverna tra rocce ardenti. Le anime intrappolate non trovavano mai pace, i loro lamenti echeggiavano per l'eternità, intrappolate in un limbo tra vita e morte. Si diceva che Fauce di Fuoco potesse ascoltare quelle voci e che si nutrisse del loro terrore. Gli abitanti del regno vivevano in costante paura, soprattutto mano a mano che si avvicinava la notte di Halloween. Ogni anno Fauce di Fuoco scendeva dalle montagne e ogni anno nuovi villaggi venivano inghiottiti dalle fiamme. Il re aveva inviato i suoi migliori cavalieri, ma nessuno era mai tornato. E così il regno giaceva in rovina, disperato e senza speranza. Tuttavia, in un piccolo villaggio sperduto tra le colline, viveva una giovane maga di nome Lara. Cresciuta tra i boschi e istruita da antichi libri di magia, aveva sempre sentito parlare della leggenda di Fauce di Fuoco, ma non credeva che il drago fosse nato malvagio. Le sue ricerche l'avevano portata a scoprire l'antica maledizione che aveva trasformato il nobile drago in un mostro. E Lara era convinta che se avesse trovato il modo di spezzare quella maledizione, avrebbe potuto porre fine al terrore del drago senza doverlo uccidere. La notte prima di Halloween, Lara si riunì con un gruppo di guerrieri, i pochi rimasti ancora disposti a combattere. Con il cuore colmo di coraggio e in mano una pergamena, con un incantesimo antico, la giovane maga e i suoi compagni partirono verso la montagna nera dove Fauce di Fuoco riposava. Il viaggio fu lungo e pericoloso, ma alla fine raggiunsero l'entrata della caverna. L'aria era satura di calore e l'odore di zolfo li avvolse mentre avanzavano verso l'interno. Man mano che si avvicinavano, udirono i lamenti delle anime imprigionate. Ogni passo sembrava essere più difficile del precedente, ma Lara non si lasciò scoraggiare. Sapeva che quella notte sarebbe stata decisiva per il regno e per il drago. Quando finalmente si trovarono faccia a faccia con Fauce di Fuoco, il drago spalancò le sue fauci, pronto a distruggerli con un'ondata di fuoco devastante. Ma prima che potesse attaccare, Elara pronunciò le parole dell'incantesimo. Il drago ruggì con forza, le fiamme si alzarono intorno a loro come una tempesta infuocata, ma la giovane maga non si fermò. Le parole magiche si intrecciavano nell'aria e con ogni parola e Lara cercava di penetrare il cuore oscuro del drago. Improvvisamente, Fauce di Fuoco smise di attaccare. Il suo sguardo si fece più calmo e per la prima volta in secoli le fiamme dei suoi occhi si affievolirono. Con
Con un ruggito che fece tremare la montagna, il drago sollevò le sue enormi ali e si alzò in volo, ma non perdeva stare. Elara aveva spezzato la maledizione e il drago, ora libero, lasciò per sempre la caverna. Le anime intrappolate furono liberate e i loro lamenti si trasformarono in un sussurro leggero prima di dissolversi nel vento. Da quel giorno Fauce di Fuoco non fu mai più visto devastare villaggi o rubare anime, ma ogni anno, nella notte di Halloween, chiunque si trovasse sotto il cielo stellato poteva vedere per un breve istante un'enorme figura draconica volare tra le stelle, un'ombra silenziosa che vagava tra i mondi. E si diceva che se si osservava con attenzione si potesse intravedere una luce fioca, come se, anche dopo tutto quel tempo, Fauci di Fuoco custodisse ancora il fuoco della sua redenzione.